Ascoltami bene, devi ascoltarmi con attenzione. Se vuoi risolvere quell'errore di Fortnite che ogni volta che giochi e poi ti fa tornare alla lobby, quindi quel ban riguardo al VPN di connessione, oppure anche se hai una connessione buona, tra virgolette, diciamo così. Diciamo anche che può essere un problema del disco, può essere un problema della connessione oppure delle hack che usi. Allora, innanzitutto non ci resta che andare sulla cartella dove hai scaricato e installato Fortnite. Allora, andiamo sul disco dove avete installato Fortnite, quindi io vado sul volume D. Scendiamo e troviamo la cartella. Dov'è? Allora, eccola qua, Fortnite, su Fortnite Game Binance, ecco qua. Allora, Third Party e Win64, che sarebbe Windows 64. Allora, se non trovate questa cartella Windows 64 bit, allora scrivete direttamente qua, sì, su questa barra, quindi andiamo su Windows 64, andiamo su Asian Cheat, una cartella che vi offre direttamente il programma. Quindi andiamo su Asian Cheat Setup.exe, quindi avviamo il programma, segui come amministratore e andiamo direttamente su una cosa che vi ha consigliato direttamente il setup, quindi corrente game 217 e fate riparazione. Io non la faccio perché non vorrei aspettare un'altra oretta perché non mi va. Quindi, poi una volta riparato possiamo chiudere. Ah, un'altra cosa. Questi sono i problemi che vi danno. Scrivetelo nei commenti. Ecco, questi e anche questo. Ogni volta che andate a giocare, state sul bus e poi boom, vi banna, vi fa tornare alla lobby. Quindi, non è l'unico gioco ad avere questi problemi, ma anche un altro gioco che ho, quindi COD Warzone. Innanzitutto su COD Warzone non ho fatto altro che analizzare il programma e fare una breve riparazione. Quindi, grazie a tutti per questa visione e mi raccomando, lasciate like e scrivete nei commenti se avete alcuni problemi. Quindi, ciao a tutti. Ciao.